Toyota GT86 alla nostra destra, IQ elettrica alla nostra sinistra. Performance da un lato, attenzione all'ambiente dall'altra. Al centro dello stand Toyota al Salone di Parigi 2012 c'è la Toyota Auris, che guarda in faccia direttamente la Volkswagen Golf. Un caso o una sfida reale? No, diciamo che stiamo parlando di due interlocutori che in modo diverso, soprattutto dal punto di vista geografico, si confrontano. Golf soprattutto in Europa è il punto di riferimento, Auris famiglia Corolla un punto di riferimento storico a livello mondiale del segmento C. Sicuramente noi abbiamo bisogno di crescere nel segmento C in Europa, mentre Golf è già Golf. Noi abbiamo bisogno di un prodotto più forte, più innovativo, ed è per questo che abbiamo sviluppato nuova generazione Auris, che lanceremo già immediatamente anche nella versione full hybrid, e poi sarà seguita da una versione station wagon con la Touring Sport. Quindi continuiamo la nostra strategia di ibridizzazione della gamma, diciamo così, di estensazione dell'offerta full hybrid, che inizialmente era limitata al prodotto Prius, che comunque sta crescendo come famiglia, che adesso abbiamo adottato in modo importante con Yaris nuova generazione. Tra l'altro il successo è andato ampiamente oltre qualunque aspettativa, e a gennaio con la nuova generazione Auris. Poi sicuramente abbiamo, ma questo non è ancora per la commercializzazione, l'IQ elettrica, proprio a conferma del nostro impegno sulle tematiche ambientali. Avremo le prime versioni, le prime unità utilizzati in fase test, quindi con selezionate tipologie di clienti per completare la fase test, ma è comunque un prodotto disponibile e soprattutto senza sacrificare, pur nei suoi 3 metri, l'abitabilità. Infatti manteniamo l'omologazione per i 4 posti.